Ciao a tutti, Stellaweb, qui è X5Star che parla. Oggi siamo qui con un nuovo gioco, Rabiribi. Sì, ho comprato questo gioco su Steam, perché sì, praticamente la Rita ha fatto cose belle su League of Legends e io non ci entro norma, quindi ne approfitto per registrare una buona volta, anche se ho comunque due video da editare che probabilmente penso avete già visto. Se non li ho già visti, allora sono un pazzo di merda. Comunque iniziamo. Menu, story mode, speedrun, boss rush, ok. Salva e andiamo alla story mode, ok. Autosave, new game. Ci sono 30 salvataggi, ok. Non li userò mai 30. Ragazzi, vi chiedo scusa, ma io non sono tanto bravo nei bullet hill, quindi andrò per la casual. I'm sorry, guys. I'm sorry. Cioè, il gioco è in inglese, ok? L'avete capito? Subito. Penso che si capisca che è in inglese. Quindi ciò che farò io è non tradurre tutto, perché altrimenti verrebbe una noia, sia per me che per voi. Quindi traduco qualcosina quando tipo mi capita. Il resto tipo ve lo lascio tradurre a voi in santa pace. Ho dormito per troppo tempo. Perché Maestro mi ha svegliato? Ok. Cose che potrebbero essere comprese male. Sono di una scatola, ok. Una scatola. Devo fare qualcosa. Vabbè, si era già capito dal titolo. Dallo schermo. Non stavo dormendo vicino a Maestro Miru. Ah, chi è questa Miru? Se non ti hanno risposto, vuol dire che non sono qui. A meno che tipo non sta parlando nella sua mente, allora in quel caso, ovviamente, qualcosa non va. I'm Erina. Ok, quindi si chiama Erina. Sono un coniglio parlante, ok. Oh sì, ovviamente i conigli non possono parlare. Quindi, questo vuol dire dai, mostra ciò che. Sì! Questo è ciò che volevo vedere. Questo è ciò che volevo vedere. Questo, ragazzi, racchiude. Voi non sapete quanti fetish che ho, ma questo ne racchiude molti. Molti. No, no, non dirò quali, però penso possiate capire quali. Sì, si è trasformata in un'umana, ok. Sì. Mi ricorda tipo la trama di Pokémon Mystery Dungeon. Cioè, anche se è al contrario qui, cioè, in Pokémon Mystery Dungeon l'umano si trasforma in Pokémon, mentre qui il coniglio si trasforma in umano. E preferisco questa versione, sinceramente. Cosa sta succedendo? Boh. Body stop shocking. Ok. Quindi è spaventata. Vieni insieme. Povera. Quindi devo pensare che tipo dobbiamo cercare uno Scrum Master. Ok. Bello. Oddio. Più la guardo, più mi accorgo che ho troppi fetish. Ok. Sì. Quello che è dietro di te dovrebbe essere uno specchio. Capelli viola. Sì, sei carina. Cheese me a lot about this, ok. Master ti proverò. Va bene. Le basi, ok. Destra e sinistra per muoversi, A per saltare. Start per skippare un evento. Ah, quindi posso fare così e così, ok. Quindi posso.
No, no, non posso andare lì, ok, quindi devo per forza andare qui. Va bene. Vorrei sapere però come dovrei interagire con gli oggetti, se è possibile interagire con gli oggetti. Ok, cutscene. Erina, sei tu Erina. Oh. A quanto pare abbiamo trovato qualcuno che sia... Ecco, appunto, Miru. Il volume è un po' troppo alto, dopo lo abbasserò quando edito. Sei tu, Miru? Sei venuto anche qui? Rip Miru. Sembra stanca. Ah, comunque non so se l'avete notato dalla mia voce, ma ho cambiato microfono perché mi si era rotto. Mi si erano rotte le cuffie, praticamente non sentivo più e quindi ho dovuto usare robe nuove. Ma questo poster qui mostra tipo le parti anatomiche di un omino stilizzato versione femminile, dato che è rosa, oppure... Guardando da un'altra parte sembra un'altra cosa, quindi andiamo avanti. Non c'è modo per correre? No. Oppure non è che tipo come Ashwork che saltando si fa leggermente più veloce? Ti sei svegliata, piccolo coniglietto? In che senso to send you back? Cioè, indietro dove? La voce è differente, quindi magari tipo... Questo sembra un ospedale, ok? Quindi magari tipo siamo un esperimento, cose del genere, e hanno cambiato la voce per... Ok, basta segmentare, godiamoci il gioco. Ok. Posso andare qui oppure andare sopra? Boh. Qui non c'è nulla. Saltella coniglietto. Autosaving, ok. Non penso che venga qui. La voce sembrava venire da molto più sopra, ok. Quindi all'ultimo piano. Non è che tipo una scena tipo la Mad Father che... No, non era Mad Father. Era Misao, mi sembra, che tipo andiamo sul tetto e poi dopo moriamo malamente perché ci buttano giù. Boh, non è da un bel po' che non gioco a Misao, quindi non ricordo. Quello lì... No! È diventato sfocato. Quello lì in basso a destra, che dopo nell'editing farò un cerchietto sopra, c'era una statuetta di noi però con i capelli blu. E un'altra tizia abbastanza carina a fianco. Interessante. Erina, sei finalmente qui. Ecco, vedete? Siamo un... Vabbè, probabilmente non siamo un... Ok. Oscurità. Kingdom Hearts, sei tu? Sei tu, Miro? Sei tu, sì. Ok. No, sai, è tipo... Completamente nera e ci sono... E c'è un'aura oscura che le esce dalla testa. Non penso che stia bene, eh. Ah, non andrei più avanti di qui. Cos'è? Ah, adesso capisco cosa è successo al corvo. Oppure, no more question. Ne avrò ancora da fare quando tornerò indietro. Ok. Quindi adesso tipo ci uccide. Penso. Oppure tipo si fa svenire. O si teletrasporta in un mondo. So che tutti adorano i conigli. Ma dovresti riposarti, senti stanco. Questa ragazza non penso di conoscerle. Chi? Chi sta parlando? Chi sta parlando a chi? Ah. Altre cose carine che... Perché non posso avere una di queste cose a casa mia? Serve... La mia vita sarebbe migliore, ne sono sicuro. Questa ragazza è... E cosa? E finisci la frase. Il mio cuore non è pronto per questo. Cos?
Si sta facendo cremila viaggi mentali, probabilmente. Cose che faccio io molto spesso. Prologo. Coniglio incontro fata. Ok. Eccoli. La piccola Irina è sveglia. Minchia che salto. Irisu. Nome strano, ma sono sicuro che anche lei è tipo un incrocio tra una donna e un umano, però non penso sia un altro coniglio, però le orecchie fanno sembrare anche se non sono alte. Vabbè. Sì, sembra ancora un umano, ok. Eh sì, grazie a cazzo che sento freddo, guarda come sei vestita, cioè, non che mi dispiaccia vederti vestita così, però un po' di freddo fa. Sono... ok. Non sorridermi come così. Se continui a guardarmi così io. Scusa, devo andare a incontrarmi di nuovo, ok? Sì, ma noi non sappiamo dove siamo, che è successo, che fine ha fatto la nostra amica, di cui mi sono già dimenticato il nome, bravo Xinko. Ah, quindi anche questa la conoscevamo? Ok, quindi la dobbiamo seguire per cercare il maestro. Oh! Ma avrei voluto muovermi io. Aspetta, tu con le orecchie da coniglio. Non puoi passare di qui? Ah, ok. Master Rumi. Rumi of Rabi Rabi Town. Ok, quindi Rabira. Cioè. Ra. No. No, Rabi Rabi non è il titolo del gioco, però Rabi c'è nel titolo, penso. Non ne sono sicuro. Ok. Che coniglio dovrei cercare? Aspettare. Questo posto sembra familiare. Dove sei stata adottata? Ok. Provare la platform, ok. Oddio, lo sprite in basso a sinistra è bellino. Ok, come posso scendere? Non posso scendere da lì, ok. Autosave. Perché ho l'impressione... Ecco, appunto. Perché ho l'impressione che... Posso ucciderlo oppure devo subire... Sì, devo subire. Ok, così si parla. È come su Mega Man ZX che si parla col sopra. Ecco un motivo per cui ho comprato questo gioco. Perché guardando il trailer mi ha ricordato tantissimo Mega Man ZX, che è tipo uno dei giochi della mia infanzia che ho adorato. E per adorato intendo adorato. Ma tantissimo. Sto ancora cercando conigli. Ho provato un coniglio, ma come lo catturo? Anzi, più che altro sembra che lui voglia uccidermi. No, non uccidermi, coniglio. Non posso parlargli. No. Ok, allora. Oh shit. Ok. Too pro for you, sorry. Sorry, not sorry. Ok. Finché. Riesco a parlarle da. Ok, fanculo. Parlale! Ok, ce l'ho fatta. Non pensi che questi. Che queste cose siano. Ah, hai bisogno di una protezione per. Per toccarle, ok. Ho bisogno di una protezione per toccarle, ok. È un martello. Pico Hammer, ok. Attacchi combo. Press Y, ok. Quindi sì, combatto con. Ah, non posso spammare attacchi, peccato. Sorry, ma piccoli conigli, ma mi stavate rompendo il cazzo. Fammi indovinare. No, oddio, non riesco a passare da sopra. Devo
Chissà mai come posso passarci attraverso. Ops. Chissà se prendo esperienza uccidendo i mostri. Sono un idiota. Ah, però non muoio. Bene. Finché non muoio è worth. Ok. No, però... Ah, questo non muore subito. Ok. Signorina. Spectro che è sotto la foresta. Penso che sia proprio ciò che abbiamo sotto i piedi, ma vabbè. Sono curioso di vedere però cosa c'è da questa parte. Altri funghi. Coniglio, sorry. Anzi, not sorry. Ma tipo quando faccio il... Non capisco perché certe volte... Oddio, 76. Posso usarli anche in aria? No. Non ci sono gli attacchi aerei, peccato. Quindi non posso fare così. Devo proprio aspettare che mi arrivino proprio davanti. Oh, double kill, easy. Learn to play, get on my level. Un cubo. Questa è la mia vecchia casa. Ok. Grazie a cazzo che non ci entra. Anche se vederla cercare di entrarci sarebbe un'immagine carina. Qualcosa è cambiato. Cioè, è un save point, ok. Ok, quindi devo... Ok, posso salvare così. Premo il tasto giù quando sono sotto. E quando sono sotto recupero automaticamente la vita, ok. Yellstone si chiama, ok. Kamek Sleep è necessario. Può rendere sonno non necessario. Purtroppo so... Cos'è? È vero, Y, anche io sono abituato ad attaccare con... E non posso farci niente. Siete seri? Vedo una cosa del genere e voi pensate davvero che io me ne stia... Che palle. Non è che tipo dovrei fare tipo alla mod di Undertale e evitare i nemici. No. No. Se non stanno cercando di uccidermi, sorry. Ah, ma allora sto il fiore più bastardo, anche... Perché in tutti i giochi i fiori sono sempre i nemici più bastardi? Oh, shit. Ok. Quindi adesso faccio più danni. Ma è diventato Ok, quindi tipo diventano immortali per un certo periodo? Sopra o a sinistra? Sotto, a quanto pare. Ok, c'è un punto di salvataggio. Ok, via questo che mi dà fastidio. Aspettare. Ok. E giù, salvo, yes. Che poi probabilmente sono l'unico youtuber idiota che salva mentre fa le cose. Però vabbè, è il primo episodio, quindi posso salvare così senza problemi. No! Oddio. Ok, adesso sono indeciso se volere Erina oppure Cocoa in casa mia. Perché non entrambi, no? In questi casi. Chi le comprerebbe mai? A me non piacciono i funghi, quindi sorry Cocoa. Ti ho provato mischitti. Vabbè, ho capito che per Erina tutta la gente è amica del master, ok? Mischitti... Sì, ha ragione Erina, alcuni funghi sono velenosi e soprattutto quelli rossi. Almeno quelli rossi con i puntini sono quelli più conosciuti per essere velenosi. Poi magari non sono velenosi, ma chi lo sa. Io non sono un esperto dei funghi, quindi easy. È un esperto dei funghi, ok, quindi sei una fungologa. Probabilmente perché...
Ecco, te pareva che... Ah, vabbè, Erina con... proprio brava, che viene a dire Mischitti, povera. Devi essere allora devi essere per forza un amico del master. Bene, prova. Master... Non ti ho mai visto. Ah, Bunny Ears. Bunny Lovers. Non capisco. Nemmeno io sto capendo che sta succedendo. Weirdo. Sarò anche povero, ma non. Ma non diventerò mai una parte dei tuoi. Vabbè. Ah, quindi tipo. Loro sanno che. Questo master ha perso un coniglio. Però appunto, dato che noi siamo quel coniglio e ci siamo trasformati in umano, non so, possono fidarsi di noi, ok? Ah, e siamo la terza persona che dice di essere il coniglio del master, bene. Boss fight. You guys, sorry. Sì, boss fight. Io da bravo idiota mi di... Ok. Ok, quindi ha una barriera. E usa le bombe. Ok. Ho un brutto presentimento. Oh, infatti. Bene, ora ho tre cose di cui occuparmi. Ok, adesso finalmente un attacco aereo, quindi posso fare tipo così, però non faccio danni. Ok, inizia anche lei con le combo. Ok, mossa speciale, via, via. Oh shit. Sono pro. Sorry, sei rimasto. Defense boost, e vaffanculo. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Non sono bravo nei bullet hill, sorry guys. Nonostante questo gioco mi sta piacendo. Easy, colpo da dietro, perché da dietro si sa che si fa più danni. No violence, niente violenza. Ma senti, la prima... Vabbè, in verità siamo noi che siamo stati per me ad attaccare. No, però lei è la prima che mi ha fatto danni, sì, perché sono stato idiota a fare la X. Ok. Chi colpisce i... le persone con un martello, a quanto pare noi. Non mi farò... non sarò sconfitto e non perderò con qualcuno con... Sì, ecco, una cosa che odio dei giochi è che il cattivo di turno, anche se non è cattivo, non sta ad ascoltare il protagonista quando il protagonista ha intenzioni pacifiche. Oddio, Bunny Loving Weirdos. No. Ok, devo seguirla. Bunny Loving Weirdos, ma io sono un... Vabbè. Non proprio, cioè, adesso sei metà coniglio, quindi non sei proprio un coniglio adesso. Potrebbe essere la persona sbagliata, ok. Ok, quindi dobbiamo tornare dove eravamo prima. No problem. Salviamo. Quindi adesso posso fare così. Ah, ma sono più di un colpo. Ok. Allora sì, sono stato io prima, io idiota. No. Allora forse da qua. Non ho idea di cosa sei tu, ma non mi piaci. C'è una carota. Ok. Y giù. Can you screw some blocks and use it to find the capacity so experience. Ah, ok, quindi più li usiamo più otteniamo esperienza per le bombe. E sprecano la barra SP.
Ok. Il miglior modo per schivare è stare fermi. Quindi, tipo così. Quindi è tipo proprio sotto di noi. Ok, ma devo ricordarsi questa cosa che le bombe sono proprio sotto di noi. Cos'è? Ah, ok, quindi è così che faccio level up della vita e cose del genere, ok? Io da bravo stupido. Ok. Sono troppo pro questo gioco, basta, raga. Eccolo. Questo era terribile. Questi scrambi si continuano a farsi vedere. Rabbia ripiede condannata. Ma no. Oh, che carina, non vuole chiedere al maestro di dargli la cena, quindi è andato a cercare i funghi. Ok, quindi è da lì che si va, ok. Non andare, devo prima salvare, non andare. Davide che inizia a giocare a Final Fantasy 5, Final Fantasy 7, ok. Non and... Ok. Proprio come me sta provato a fare. Ma allora sei stronzo! Ok, un posto pieno di cristalli. Bellina la musica. Ho fatto le cose. Ho peggiorato le cose, ok. Ho sempre voluto vedere il mondo, sì, posso capirlo. Ora però mi faccia muovere. Di qua cose e di qua vediamo un po' cosa c'è. Autosaving. Ok. Squad combo che sarebbe? Cos'è una squad combo? Io da proprio idiota. Ok, era proprio ciò che cercavo. Qualcosa mi sta ignorando. Ok, adesso che arrivo qui. Easy, bene. Salviamo. E con questo chiudo il primo episodio di Rabiribi. Se vi è piaciuto. Se vi è piaciuto l'episodio, mettete un like. Se non vi è piaciuto, mettete dislike. Se volete che continui la serie, scrivetelo nei commenti. E noi ci vediamo con un prossimo episodio. Bye bye.